Ogni volta che recitiamo il Credo, la domenica oppure nelle messe solenni, noi confessiamo nell'articolo, appunto nel punto del Credo che riguarda la Chiesa, che la Chiesa è una santa, cattolica e apostolica. Ed è bello poi constatarlo quando leggiamo la Sacra Scrittura. Questa è una verità che noi vediamo evidente quando leggiamo la Sacra Scrittura, in modo particolare il libro degli Atti degli Apostoli, che appunto descrivendo gli atti, le azioni degli Apostoli alle origini della Chiesa, ci descrive anche la Chiesa così come era agli inizi e come dovrebbe essere sempre, perché lo dicevo anche qualche giorno fa, ecco, la Chiesa si rinnova ed è veramente se stessa non quando entra a patti con il mondo, non quando rincorre il mondo, non quando cerca le novità fini a se stesse, ma quando ritorna alle origini. E allora, per esempio, vediamo che questo primo concilio della Chiesa, questa prima assise, questa prima riunione generale che si tiene a Gerusalemme, il primo dei 21 concili della storia della Chiesa, rispecchia in tutto e per tutto il modo di agire poi della Chiesa nel corso dei secoli. Quindi vediamo in questo che la Chiesa è una, ed è una non solo geograficamente, nel senso che la Chiesa c'è in Italia, c'è in Germania, c'è in Svizzera, c'è in Australia, ed è sempre la stessa Chiesa, ma anche storicamente, temporalmente, la Chiesa è una perché è sempre la stessa, come un organismo, come il corpo umano, per dire, no? Il corpo del fanciullo, del bambino o del feto, e il corpo dell'adulto, dell'adolescente, del vecchio, è sempre lo stesso corpo, che naturalmente cambia nelle sue forme, ma è sempre lo stesso. E così è la Chiesa. Agli inizi era un piccolo gruppo, e naturalmente era diffuso solo a Gerusalemme, poi si è diffuso anche ad Antiochia, che era la città della Siria più grande di quella zona, e poi si è diffusa fino a Roma, adesso è diffusa in tutto il mondo, ma è sempre una, è sempre la stessa. Ed è sempre santa. Ecco, questo forse è l'attributo della Chiesa che facciamo più fatica a comprendere, no? In che senso la Chiesa è santa? La Chiesa è fatta da due componenti, lo Spirito Santo e gli uomini, quindi la componente divina e la componente umana. Dio e gli uomini hanno i loro peccati, hanno i loro limiti, ma la santità di Dio è così traboccante rispetto ai peccati degli uomini che comunque la Chiesa rimane santa nonostante i peccati, le fragilità, le debolezze, i compromessi che caratterizzano coloro che si dicono cristiani. Ed è significativo che gli apostoli, vedete, dicono: è parso bene allo Spirito Santo e a noi. È parso bene infatti allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie. Quindi lo Spirito Santo viene prima ed è sempre presente nella Chiesa. La presenza dello Spirito Santo non dipende dal grado di santità dei membri della Chiesa, ma è assicurata sempre. E quindi la Chiesa è santa perché, essendo presente lo Spirito Santo nella Chiesa, i sacramenti sono santi, il Vangelo che si annuncia è santo, la carità che si compie è santa, la fede che viene professata è santa. Quindi la Chiesa è una santa apostolica, cattolica e apostolica. Cattolica perché?
non è limitata a un solo popolo. Ecco, già nelle origini la Chiesa era fatta di giudei e di greci, di persone che venivano dalla religione rivelata a Mosè, quindi il popolo che discendeva per il suo sangue da Abramo e che aveva ricevuto la legge da Mosè, e poi altre persone che venivano dai pagani, cioè che venivano dal disordine morale, venivano dalla idolatria, venivano dalla magia, venivano da tutte queste cose non pagane. In realtà neanche gli ebrei poi erano tanto santi, perché anche se avevano la legge ricevuta da Mosè, molte volte la loro religiosità si limitava a un fatto esteriore, quindi era più che altro ipocrisia. Quindi c'erano i pagani che erano corrotti, c'erano i giudei che erano ipocriti. Tutte e due avevano bisogno di Gesù Cristo per essere salvati. Ma la Chiesa non si limitava a un solo popolo. E così anche adesso. Tutti i popoli, no? Sono chiamati a far parte della Chiesa. Questa universalità della chiamata di tutti i popoli a far parte della Chiesa è la cattolicità. Cattolico vuol dire in realtà universale. E poi apostolica. In che senso la Chiesa è apostolica? Perché è fondata su quei dodici e anche gli altri apostoli che hanno visto il Signore risorto. Quindi non è che a un certo momento è sceso lo Spirito Santo su alcune persone e le ha fatte cristiane, no. C'è nella Chiesa una continuità con il Gesù storico, che è morto, è risorto, e che è lui ha dato gli inizi a questa organizzazione. E questa organizzazione che è la Chiesa, umano divina, è la continuazione della storia di quella iniziata da Gesù. Per cui cioè, l'apostolicità è un criterio sicuro per capire se la Chiesa è quella vera o no. Ecco, per esempio, vi faccio l'esempio, i testimoni di Geova hanno iniziato nel 1850, uno ha letto la Bibbia e ha detto io finalmente ho capito la Bibbia. Ma per 1850 anni allora non c'era la Bibbia prima, non c'era la Chiesa prima, non c'è una continuità con il Gesù storico, con gli apostoli, con le persone che hanno conosciuto Gesù. Questo è straordinario, carissimi. Allora, la Chiesa è una, è santa, è cattolica, è apostolica. E vedete, apostolica, vi dicevo, c'è una continuità. Non si è mai interrotta questa continuità tra Gesù storico, morto e risorto, e la Chiesa. Ed è bello, per esempio, quando si ordina un sacerdote, no? Vedete, non so se ricordate, che il vescovo prima, ma poi tutti i sacerdoti impongono le mani sul capo di quel sacerdote, quel giovane, quel diacono che sta per diventare sacerdote. E questa è una continuità ininterrotta, cioè Gesù aveva imposto le mani sugli apostoli, gli apostoli l'hanno imposte sui loro successori, e poi non si è mai interrotta, pensate un po', da Gesù fino a me, da Gesù fino a Don Giacinto, da Gesù fino a tutti i sacerdoti, c'è stata sempre questa trasmissione, questa continuità. E sempre in continuità la Madonna è stata amata nella Chiesa, quindi fin dai primi tempi. Non è che c'è stato un tempo nella Chiesa in cui la Madonna non è stata amata o non è stata venerata. Pensate a Elisabetta che dice: benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che tempo che la madre del mio Signore venga a me? Pensate all'angelo che da parte di Dio saluta Maria come piena di grazia. Pensate a Gesù che rispetta e ubbidisce a sua madre quando Gesù le dice: cosa c'è tra me e te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora. Lei non bada a quello che dice il figlio, che comanda sempre la madre. Ma
quando c'è la madre, anche se il figlio è Dio, e dice ai servi: fate quello che lui vi dirà, perché tutto si deve svolgere come ho programmato io. Allora, nella Chiesa, proprio perché è apostolica, proprio perché è una cosa che è ininterrotta, Maria è stata sempre amata, onorata e pregata. E Maria è stata sempre modello di fede. Pensate ancora ad Elisabetta quando dice: beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. E Maria è stata sempre vista associata alla croce e alla risurrezione. Pensate a Simeone quando dice: e anche a te una spada trapasserà l'anima. E Maria è stata sempre il cuore, il centro, la regina della Chiesa, nel senso popolare del termine, cioè il fiore più bello, la più amata. Perché a Pentecoste, quando Gesù era già asceso al cielo e quindi gli apostoli sentivano la mancanza fisica della presenza di Gesù, chi era al centro della Chiesa, chi era al centro degli apostoli? La Madonna, che con la sua santità, ma anche con il suo aspetto fisico, ricordava Gesù. Gesù era la copia fisica della Madonna, perché era come un clone, no? Permettetemi il termine. E allora fisicamente la Madonna ricordava Gesù e spiritualmente lo ricordava, perché la sua santità eccelsa era un riflesso della santità di Cristo. Allora vedete come noi siamo veramente cristiani quando onoriamo la Madonna, perché la vera Chiesa cristiana è quella cattolica, ininterrotta fin da Gesù, sempre la stessa. E vedete come noi non possiamo essere cristiani se non siamo mariani, come diceva San Paolo VI. Allora onoriamo la Madonna, preghiamo la Madonna, imitiamo la Madonna, guardiamo a Maria, guardiamo a lei e alla sua bellezza e comprenderemo la bellezza di Dio, perché lei è uno specchio della bellezza di Dio e comprenderemo la bellezza della sequela di Gesù. Non a caso che tutte le statue della Madonna sono belle, no? Noi diciamo, noi di Montemuro, che la nostra Madonna è la più bella come statua. Poi la Madonna è una, ma ho predicato a Viggiano, no? Qualche giorno fa, e quella Madonna anche è tutta oro, tutta splendore, è tutta antichità e fascino, è col suo colore bruno, no? Che è simbolico. E allora tutte le statue della Madonna sono belle perché Maria è bella e guardando lei diventiamo belli anche noi, no? Come guardando il sole, o meglio stando dinanzi al sole, ci abbronziamo, prendiamo alcune caratteristiche del sole, così contemplando Maria con il rosario diventiamo spiritualmente belli come lei. Così sia. Amen.